Grazie, ringrazio la cancelliera Merkel per questa occasione, grazie Angela, l'occasione di mettere a fuoco le nostre posizioni comuni che sono su molti punti consolidate in vista del G20. Sarà un G20 di particolare importanza in un momento di transizione e in un momento in cui il ruolo dell'Europa in questa transizione globale può essere particolarmente rilevante e delicato. Lo abbiamo visto anche a Taormina e credo che ci siano diversi punti di continuità tra l'impegno che i paesi europei hanno avuto al G7 e quello che in formato diverso avremo al G20. Lo avremo sui temi del terrorismo, sui temi del cambiamento climatico, sulle questioni del commercio internazionale che saranno fondamentali in questo contesto, anche con il quadro nuovo che si va delineando a livello internazionale, lo avremo sulle questioni migratorie. Io ho utilizzato anche questa occasione per rappresentare ai colleghi europei la estrema preoccupazione per il rischio dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi giorni, in particolare nel nostro paese, un paese che non si è mai sottratto ai propri impegni per quanto riguarda il soccorso in mare, l'accoglienza umanitaria e che non intende sottrarsi a questi impegni in futuro, ma chiede di discutere del ruolo delle organizzazioni non governative, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri paesi africani, della possibilità di allargare i nostri programmi di relocation. Ringrazio tutti i colleghi leader europei per la solidarietà e la comprensione di queste difficoltà che dobbiamo affrontare in comune e rispetto alle quali dalla Commissione europea è venuto sempre, di nuovo questa mattina, una conferma di un impegno notevole. Questa disponibilità che è emersa nella riunione di oggi avrà un primo sbocco concreto, me lo auguro, mercoledì prossimo nella riunione dei nostri ministri degli interni a Tallinn. Anche noi è una partita molto importante dal punto di vista diplomatico. Penso che siamo in buone mani e quindi sosterremo gli sforzi senza delegare tutto alla Germania, perché ognuno di noi farà la propria parte, ma sosterremo questo sforzo diplomatico. E a Taormina abbiamo trovato una formula, ma le condizioni non sono mai uguali. A Taormina gli Stati Uniti erano ancora in un processo di revisione delle proprie decisioni. Adesso siamo dopo la decisione già presa, però sono convinto che si possa trovare una formula per confermare gli accordi di Parigi senza arrivare a delle distinzioni troppo pesanti al G20. Ma certamente abbiamo avuto in seguito a una mia breve illustrazione, un primo scambio di opinioni. Altrettanto certamente non è la prima volta che in sedi europee si discute del tema migratorio, l'abbiamo discusso l'ultima volta una settimana fa al Consiglio europeo a Bruxelles. Quindi credo che sia importante distinguere tra la nostra strategia, che penso sia ben definita, è una strategia che muove dall'Africa, dai paesi più esposti come paesi di origine dei flussi, che si concentra in Libia, che sta dando dei primi frutti anche con il sostegno che stiamo dando alla Guardia Costiera libica, ai campi di rifugiati presidiati dalle Nazioni Unite in Libia e che deve
essere sempre più efficace anche nel contrasto ai trafficanti che attraversano il mare. Abbiamo, credo, una strategia, la stiamo perseguendo. Ciò nonostante siamo di fronte, e questa è l'emergenza di questi giorni che ho rappresentato ai colleghi, a dei numeri crescenti che alla lunga potrebbero mettere a dura prova il nostro sistema di accoglienza. In un certo senso abbiamo internazionalizzato le operazioni di search and rescue, mentre l'accoglienza rimane accoglienza in un paese solo. E questo contrasto è un contrasto che mette il nostro paese sotto pressione. Ciò nonostante, noi abbiamo un atteggiamento umanitario di rispetto delle leggi e lo confermeremo. Abbiamo messo sul tavolo alcuni temi sul ruolo delle organizzazioni non governative, sulla funzione di Frontex, sugli accordi di ricollocazione. Su questo penso che un primo appuntamento importante sarà l'incontro dei nostri ministri degli interni la prossima settimana. Il messaggio non è un messaggio di un paese, l'Italia, né che viola le regole né che vuole rinunciare al suo atteggiamento umanitario. È un paese che è sotto pressione e chiede il contributo concreto dei nostri alleati europei.